Eccoci di nuovo qua e parliamo sempre delle tecniche base. Come annunciato nell'altro video, andremo a vedere tutte le altre tecniche. Tecniche di base, Kitwa Kanban, sono appunto tutte quelle tecniche con le quali si inizia a imparare il programma di Bhavinamrita. Sono fondamentali per poter eseguire tutto ciò che andremo a imparare successivamente, quindi è importantissimo impararle correttamente. Oggi andremo ad analizzare le tecniche di taglio e le tecniche di parata. Taglio, tecniche Chem, mentre per quanto riguarda le parate, le tecniche sono Gat. Sia le tecniche di taglio, Chem, che le tecniche di parata, Gat, sono quattro. Sono quattro tecniche con delle similitudini. Intanto il nome in vietnamita completo per quanto riguarda Chem Gat, Gat Kantai, Chem Kantai. Cosa significa? Significano che cosa? Il taglio, nel senso con il taglio della mano, quindi colpo con il taglio della mano e parata con il taglio della mano. Partiamo dalle tecniche Chem. La cosa importante è la posizione della mano e come tenere la mano nella tecnica di Chem. Come potete vedere, questa è la posizione e il modo di tenere correttamente la mano nella tecnica, sia di Chem che di Gat. Attenzione, per quello hanno questa similitudine, perché la posizione è esattamente la stessa. Il pollice si unisce bene alla mano in modo tale da non essere d'intralcio o comunque in un punto pericoloso. Le dita devono essere ben unite, la mano è tesa e forte, non è completamente estesa, le dita non sono completamente estese, sono leggermente in tensione. E portano, questa posizione porta ad avere il taglio della mano estremamente rigido. Questa posizione della mano va tenuta sia appunto per le tecniche di Chem che per le tecniche di Gat. Quindi analizzando bene come si tiene la mano, possiamo ad andare a studiare e allenare queste tecniche. Partiamo dai Chem, abbiamo quattro tecniche ed è estremamente semplice il loro nome. Questo vale sia per quanto riguarda Chem che Gat, perché sono numerate. Quindi nel Vovinam esiste Chem Mo, Chem Hai, Chem Ba, Chem Bom. In pratica, taglio numero 1, taglio numero 2, taglio numero 3, taglio numero 4. La stessa cosa vale per le parate. Gat Mo, Gat Hai, Gat Ba, Gat Bom. La particolarità delle tecniche di taglio, perlomeno parlando intanto della tecnica 1 e 2, quindi Chem Mo, Chem Hai, è che la direzione della tecnica di taglio è sempre leggermente ascendere. Ricordiamoci che queste tecniche sono ottime tecniche da utilizzare su parti molli, delicate del corpo, vengono spesso applicate appunto nella zona del collo, gola, il viso, in alcuni casi anche il busto, e andremo a vedere poi successivamente dove e come. Chem Mot. Intanto partiamo sempre con una mano al fianco, come abbiamo già spiegato nelle tecniche di Dan, i pugni. Carica sulla spalla e colpisce in questa direzione. 1, 2. Un braccio lavora, l'altro torna. E si alternano. Eseguo bene questo movimento. Come vedete, la linea del taglio è leggermente a scendere. Chem Hai, movimento opposto al Chem Mot, quindi parte dall'esterno e colpisce. Anche questa, come nel Chem Mot, segue una linea leggermente a scendere, quindi non è perfettamente orizzontale, scende leggermente. Chem Ba, tecnica differente perché è una tecnica frontale, lineare. Carica al petto e colpisce in avanti. Non posso avere il braccio completamente disteso per via di questa posizione. Il colpo avviene in questo modo. Può colpire sul petto, spesso viene abbinata a tecniche di spazzata, come il Chiang Mai, ma anche il Chiang Mo, dopo andremo a spiegarlo. Può colpire al viso. L'importante è questa posizione, taglio della mano in posizione verticale,
e braccio leggermente flesso. Chen Bon. Chen Bon spesso viene confuso con un Chen Hai a un'altezza differente. Ecco, questo è un errore molto comune nei bambini, ma anche negli adulti. Perché Chen Bon è questo. È una via di mezzo tra un colpo di taglio e una mezza palmata. Adesso vediamo nel dettaglio dove va a impattare il Chen Bon. Chen Bon entra in questa posizione. Va a colpire con tutto il taglio della mano e parte del palmo. Ovviamente questa tecnica, per essere eseguita correttamente, necessita di una buona mobilità del polso. In ogni caso, anche con una mobilità leggermente ridotta, si può giocare bene con il movimento e la posizione del nostro avambraccio. Cosa fa? Colpisce intanto in linea frontale, leggermente a salire questa volta, ed è su questa linea, a differenza del Chen Hai. La confusione viene spesso fatta facendo il Chen Bon in questo modo. Questo non è il Chen Bon, è un Chen Hai tirato in una direzione differente, una linea differente. Chen Bon invece quasi assomiglia a un Dan Muk, colpisce, e l'applicazione che spesso viene data per questa tecnica è l'idea di colpire sotto le coste, quindi in questa zona spingere, colpire e andare anche leggermente verso l'alto. In realtà nulla ci vieta di colpire con il Chen Bon anche all'altezza del viso, gola. Le tecniche di Chen non hanno un bersaglio, hanno un movimento e una linea di movimento. Il bersaglio ovviamente siamo noi a crearlo in base a ciò che abbiamo di fronte. Gat. Gat, abbiamo detto, sono le parate. Quattro tecniche. E abbiamo un metodo abbastanza facile per poterle ricordare. Intanto, due sono movimenti circolari e due sono movimenti lineari. Le dispari sono alte, le pari sono basse. Vi faccio vedere il movimento delle quattro tecniche di Gat in sequenza, ripetendo quindi Gat Mot, Gat Hai, Gat Ba, Gat Bo. Vi faccio vedere un esercizio per ripeterle correttamente tutte e quattro e che va a collegarsi a quella logica di movimento che vi ho spiegato prima, quindi delle dispari, delle pari e dei movimenti. Partiamo da Gat Mot, movimento circolare verso l'esterno, Gat Hai, movimento circolare verso il basso, sempre verso l'esterno, Gat Ba torna verso l'alto con un movimento lineare, Gat Bon, movimento lineare verso il basso. Analizziamo le tecniche. Gat Mot, para, 1, 2, bene, passa davanti al viso, il gomito è stretto e l'avambraccio apre, tende a portare verso il basso, sposta e abbassa. Vedrete persone che lo accentuano in modo esagerato, persone che lo faranno leggermente meno inclinato. In realtà poi dipende dall'applicazione che devo dare a questa tecnica in base a che attacco ricevo. Gat Hai. Gat Hai è questa tecnica qua. Gat Hai ha due funzioni, perché Gat Hai para anche qui, per poi spostare e aprire, come può parare su un colpo basso, medio, dove para e sposta. Quindi una doppia funzione, parare in anticipo, in questa direzione, di avambraccio, sposta e abbassa. Uno, uno e due, uno. Gat Ba. Gat Ba para in modo diretto verso l'alto sopra la nostra testa. Uno e due. Para e para. Gat Bon, torniamo verso il basso, sempre lineare. Para e para. Ho sempre un caricamento, quindi ho questo movimento, ma va a bloccare. Bene, anche per oggi abbiamo concluso con altre due parti del programma sulle tecniche fondamentali di base, Kitwat Kanban. Ci mancano soltanto le tecniche di gomito che vedremo nel prossimo video. Nel video precedente abbiamo visto le tecniche di pugno Dam, tecniche di gomito che andremo a vedere che sono tecniche di Zhou.
E avremo concluso tutta la parte di programma base per la parte alta. Vi ricordo sempre di seguire il canale, iscrivervi, seguirmi sui vari social, iscrivetevi e condividete i miei video. È importante perché io possa continuare a creare video per tutti voi. Vi ringrazio e come sempre vi saluto, ovviamente con il saluto tradizionale del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di bontà.